Va bene. Tomà, oh, lascialo. Metti questo qua, l'altro lì. E tirate una corda, dai, dacci una mano a cui, dai. Beh, a Luca, tu, dammi una mano, dai. Dai. Qua va bene. Aspetta. Veloci. Sì. Vai. Oh. Mannaggia. Oh. Oh. Luca! Oh! Ah. Calma, larga. Compa! Mannaggia, questo è muro. T'ho detto vai piano, ma ti rendi conto? E pian creome, crostecchina te, le lo dà col martello. Ciao! È morto, è morto. Vabbè, dai, non è successo niente, dai. Lavorare, dai, raga! Non è che possiamo perdere tempo, dai, lavorare. E mo chi glielo deve dire, va? Poi ti anche stare attento, però. Io non e che vuoi, a me che devo come trattare gli stecchini? Il ferro devo battere, la mazza gliela devo dare. Ma dai, oh. Mo chi glielo dice la moglie, ma dai, vedi, la moglie glielo dice, dai. Io? Dai, io devo andare dalla moglie, no, raga, io non me la sento. E chi devo andare, io non ho capito. Oh, io non me la sento, che cosa devo dire alla moglie, io? Scusa, capo, non capisco, tu sei responsabile, candidato, vai tu, no? Vabbè, cioè, che è meglio, che so io che anche ho savoir faire, diciamo. Che? Però vuoi a lavorare, non è che i gatti non ci sono i topi ballano poi. No, no, vabbè. Che non è che possiamo perdere tempo per chi spesare. Il tempo che lo leviamo di mezzo. Basta, dai. Ehi, a lavorare, dai! Eccomi. Tutto a posto. Allora, sei andato dalla moglie? Come non sono andato? Gliel'hai detto? Certo che gliel'ho detto. Sì. Scusa, ma che cosa gli hai detto? Che cosa gli ho detto? Sono andato lì, ho detto, chiedo scusa, ma lei è la vedova Rossi? E la signora mi ha detto, no, io sono la signora Rossi. Allora io ho detto, signora, ce la scommettiamo una casa di birra? Quindi. Va bene, ogni tanto capo qualche cosa. Va bene, va bene.